Una giornata importante, con questa firma si sancisce un passo verso la qualità totale dell'azione del Corecom, sapremo dare delle risposte importanti alla comunità piemontese perché con l'attuazione delle deleghe di secondo livello, i già ottimi risultati nell'ambito della vigilanza, monitoraggio delle televisioni ma soprattutto della definizione delle cosiddette super bollette delle famiglie saranno definite per intero e soprattutto sarà qualificato l'intervento del Consiglio regionale attraverso il Corecom in quanto sarà possibile farlo non solo nella città capoluogo di regione ma progressivamente in tutta la regione. A Palazzo Lascaris il 17 settembre i presidenti dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni Angelo Marcello Cardani, del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e del Comitato regionale per le comunicazioni Bruno Geraci hanno sottoscritto la convenzione per l'esercizio di funzioni delegate dall'AGCOM al Corecom Piemonte. Si tratta delle deleghe per la definizione delle controversie in secondo grado, il monitoraggio delle trasmissioni delle TV locali e la tenuta del ROC, il registro degli operatori di comunicazione. È un accordo molto importante in quanto estende i poteri del Corecom Piemonte, il decentramento a livello locale di una serie di funzioni che prima erano svolte a livello di autorità a Roma. Quindi permette a queste funzioni che sono importanti per il cittadino ma anche per le imprese di essere svolto a livello locale vicino alle imprese locali. Col nostro servizio che soltanto nel 2011 ha fatto risparmiare ai piemontesi oltre 2 milioni di euro, significa che diventiamo un vero e proprio garante, un organo di garanzia forte all'interno della regione Piemonte, per la quale noi ci riteniamo un piccolo fiore all'occhiello.